Combattere la criminalità che è imperversa soprattutto in questa regione è possibile e doveroso, ma non delegando il compito esclusivamente a magistrature e forze dell'ordine, quanto piuttosto spargendo semi di legalità per provocare una partecipazione attiva di tutti, per creare una cultura della legalità, individuando anche esempi concreti da evidenziare ed emulare. Quello che diciamo dobbiamo fare tutti oggi è proprio portare attraverso il nostro esempio, attraverso le nostre azioni, la legalità ogni giorno, in tutto ciò che noi facciamo, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, nei nostri rapporti, negli affetti. È da lì che parte il concetto di legalità e poi naturalmente si estende a quella che è l'osservanza delle leggi dello Stato, della nostra Costituzione. Ma dovrebbe essere una cosa naturale, che dovrebbe venire dentro ciascuno di noi, naturalmente, spontaneamente. Questo è il valore dell'incontro organizzato a Sennia Marina dal Lions Club in memoria del magistrato Emilio Ledonne, già procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna e procuratore nazionale antimafia, magistrato originario della vicina Zegarise. Ho sentito nelle parole che sono state espresse proprio com'era proprio lui, mio marito, come parlava, come si esprimeva, i concetti, e quindi sono stata contenta, soddisfatta e complimenti per la serata. Una serata di grande partecipazione che è stata anche l'occasione per la presentazione del libro Semi di legalità, scritto da Enzo Bubbo, e per consegnare un premio speciale a Don Giacomo Panizza, sacerdote antimafia, prete bresciano che dal 1976 opera in Calabria, attuando strategie di inclusione sociale con la comunità Progetto Sud della Lamezia Terme, offrendo opportunità a chi altrimenti non avrebbe voce, e anche per questo finito nel mirino della criminalità organizzata, fatto segno di minacce e intimidazioni. Progetto Sud è ormai una storia importante e un modello per la Calabria. Ma è un modello nel senso di gente che veniva considerata inferiore, incapace, si è messa invece a dire voglio vivere e non soltanto avere diritti ma avere doveri. Che bello, c'è uno in carrozzina che dice voglio lavorare per pagare le tasse, voglio studiare per imparare. E questi semi di legalità fatti in gruppo in quel caso, sarebbe importante che tanti semi raggruppati, no? Che diventano più forti, aumentino in Calabria, perché è vero che ci sono dei semi, qui bisogna diventare campi. Progetto Sud però ha subito anche le angherie dell''Ndrangheta e ha saputo reagire anche a questo. Questo perché siamo in tanti. Se fossimo stati individuali, nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare questo. Io ho anche tanta paura sempre, però insieme a gente in sedia a rotelle viene quello che si può chiamare il coraggio, ma non è tanto coraggio, è per dire voglio fare, vogliamo fare le cose giuste. Quel vogliamo fare le cose giuste esce più spontaneo quando si è in tanti e in tante.